canale Ricette Sfiziose con Barbara. È primavera. Il frutto della primavera sono le fragole. Quindi questa sera prepareremo qualcosa con le fragole, ma non un dolcetto. Faremo un primo piatto, il risotto alle fragole. Illustro gli ingredienti. Una cipolla con un po' d'olio nel wok. Un litro abbondante di brodo vegetale. 3 etti e 50 di riso. Un bicchiere di vino bianco. Qua ho messo più o meno 4 etti di fragole che le ho già passate col mini pimer. Più ne ho tenute in due da parte per fare il decoro. Infine, per ultimare e rendere più speziato, ho messo l'erba cipollina. Mettiamoci all'opera. Nel mio bellissimo wok incomincio a soffriggere la cipolla. Quando la cipolla è già incominciata a dorare, verseremo il nostro riso. È un risotto molto particolare, però molto molto gustoso. Per cambiare. Eccolo qua. Versiamo il nostro riso, lo lasciamo soffriggere un po' con la cipolla e infine adesso, quando ha soffritto un po', metteremo il nostro vino bianco per sfumare. Più o meno un bicchiere, giusto per dare un po' di gusto. Ecco, e ora verseremo il nostro brodo. Come sempre, il procedimento è sempre lo stesso per ogni risotto. Lasciate che il brodo evapori e al momento giusto verserete altro brodo. Andiamo avanti così fino al completamento della cottura del riso. Ci vediamo più o meno tra 20 minuti perché è il mio integrale. Ciao! Il nostro brodo si è assorbito. Il nostro riso è cotto, adesso andiamo a condirlo. Prendiamo la nostra purea di fragole e la inseriamo. Bene, nel nostro riso, in modo che diventi tutto bella rossiccia. Se per voi è troppo forte il gusto, potete sempre diluire la purea con un po' di latte, eventualmente. Ora metteremo la nostra erba cipollina che gli dà quel gusto un po' più speziato. Il nostro riso è pronto per essere mangiato. Ora lo impiatteremo. Magari metteremo ancora un po' di erba cipollina a vostro piacimento. Eccoci. Metterei ancora un po'.
po' di erba cipollina. Ed ecco voi, il nostro risotto con le fragole. Bene, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a seguirmi avanti sul mio canale Ricette Sfiziose con Barbara. Mettete like, condividete, iscrivetevi, mettete il clic sulla campanellina per essere sempre aggiornati. Ci vediamo alla prossima. Ciao!